Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su MotoGP 23 per continuare la nostra carriera pilota. Nello scorso episodio due gare tostissime a Mandalika dove abbiamo vinto e in Australia dove abbiamo ottenuto una terza posizione miracolosa dopo aver litigato per tutta la gara con la benzina e tra l'altro aver finito la gara veramente con così di benzina, quindi una roba clamorosa. Quest'oggi corriamo in Thailandia e a Sepang e siamo attualmente in prima piazza nella classifica mondiale, non so perché ho il 93, ribadisco, ma oramai è tutto buggato, se faccio così mi mette il 5, lasciamo perdere. Fatto sta che siamo in prima piazza nel mondiale con soli 8 punti di vantaggio su Acosta, 36 su Arbolino, poi vabbè 146 su Ogura che sta facendo un altro campionato. Veramente noi tre abbiamo fatto un altro sport, siamo stati mattatori di questo campionato che adesso si andrà a decidere ragazzi, perché il nostro turning point attuale, a quale obiettivo? Quello di arrivare davanti ad Acosta nelle prossime tre gare, ovvero fino al Qatar, per poi decidere il mondiale a Valencia oppure possibilmente anche prima, io lo spererei. Io sarei molto contento di decidere il mondiale già all'inizio del prossimo episodio, ovvero qui possibilmente in Qatar. Dubito che riusciremo a chiudere i giochi qui, o meglio, dubito che riusciremo a chiudere i giochi perché ragazzi il mondiale è veramente apertissimo e 8 punti non sono niente, noi stessi li abbiamo recuperati, veramente ci basta una gara storta e una buona prestazione di Acosta per perdere tutto il vantaggio, quindi dobbiamo starci con la testa, considerando che nessuno dei due sbaglia, o meglio sbaglia molto meno Acosta rispetto a noi, sarà veramente tosta. Abbiamo fatto una stagione ottima, veramente i risultati negativi, se escludiamo quel Jerez dove è stato tutto buggato, infatti anche Acosta è arrivato dietro, siamo sempre stati avanti, primi, terzi, escludiamo Jerez, primi, settimi, quarti, primi di nuovo, e poi ancora primi, terzi, secondi, terzi, sesti, anche qua un'altra roba un po' negativa, ma comunque sempre davanti, primi e terzi, siamo sempre stati lì, il peggior risultato è un settimo posto, quindi ragazzi comunque molto costanti, lo stesso vale per Acosta che più o meno ha fatto quei risultati lì, dobbiamo chiudere il mondiale, almeno dobbiamo provarci. In Thailandia partiamo dalla pole position, tra l'altro nel Q2 ho fatto un giro anche un pochino più lento perché avevo già capito che probabilmente avrei fatto la pole, visto che con questo tempaccio ho dato 7 decimi al secondo. Le qualifiche sono sempre abbastanza strane, nell'ultimo periodo sono un pochino peggiorate perché prima la pole la facevano solamente gli altri, adesso riesco a farla anch'io. Però non ho molta concorrenza, ma poi in gara vado a non essere un dominatore, quindi boh, bisogna un pochino trovare il mezzo. Comunque partiamo dalla pole e questo potrebbe essere un grande aiuto. Prima di cominciare con il video io però vi invito ovviamente ragazzi a iscrivervi al canale per supportarmi, per darmi veramente una gran mano, è un aiuto incredibile, a voi non costa niente. Quindi mi raccomando ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, vi invito anche a seguirmi su Instagram, il link è in descrizione. Se volete c'è anche lo sbin da server, sempre qua in descrizione. Detto questo ci vediamo direttamente in gara. Ed eccoci ragazzi, pronti in griglia di partenza, partiamo dalla pole position. Gomme MH, in teoria non dovrebbe piovere, siamo carichi per andare ragazzi, cerchiamo di ottenere un buon risultato, prima dentro gas a martello e ragazzi andiamo, parte adesso il Gran Premio di Thailandia, buona partenza per noi, subito stacchiamo in curva 1 e poi riapriamo istantaneamente il gas. Mettiamo il power a 3 sul dritto, gli altri sono rimasti abbastanza indietro. Togliamo il power a 3, ecco a posto. Già iniziamo a trivolare con la benzina. Speriamo di riuscire a rientrare il più presto possibile. Visto che veramente io appunto con la benzina dopo l'ultimo aggiornamento non ci sto più capendo niente. Di questo vantaggio non mi fido, ma neanche boh, se scendono gli sviluppatori a dirmi tranquillo che lo mantieni, io non mi fido assolutamente. Infatti ragazzi dobbiamo tirare, possiamo fare solamente una roba, tirare come gli addannati. All'inizio dobbiamo spingere, non c'è nient'altro da fare, non voglio manco guardarlo il distacco, sto iniziando a sbagliare qualcosina, devo spingere ragazzi, dobbiamo veramente dare un gran gas adesso perché questo è un po' un momento della verità, nel senso che dobbiamo riuscire a costruire un distacco adesso che l'IA sembra essere un pochino più lenta, per tutelarci poi quando l'IA sarà più veloce alla fine. 6 giri attualmente,
rimangono, anzi 6 giri ci sono da fare in questa gara e stiamo per andare a concludere il primo. Veramente ragazzi, penso proprio che il secondo giro è già, non posso mettere il power 3 sul dritto che si arrabbia, va bene. Il secondo giro ragazzi lo taglio barra velocizzo in base a poi esigenze di editing che vedrò appunto dopo. Ho bisogno di concentrarmi. Comincia adesso il terzo giro, 2 secondi e 7 di vantaggio. Ma ragazzi, fidarsi è bene, non fidarsi è ancora meglio. Lungo qui, rientra subito in traiettoria. Abbiamo un pochino di vantaggio, ma è perché la curva fa perché l'IA fa male curva 1, non tanto per il taglio che anzi penso mi abbia solamente fatto perdere. Arbolino e Costa si lottano la seconda piazza, per noi questo è ottimo. Se Arbolino frega Costa, riusciamo a dargli ancora più distacco al buon Pedrito e quindi sarebbe ottimo se appunto Tony riuscisse a farlo. Per il momento dominio assoluto da parte nostra. Dobbiamo poi assolutamente anche concentrarci sulla nostra gara, anzi deve essere la nostra principale preoccupazione perché l'IA non ci mette veramente niente a mangiarci 4 secondi se si velocizza alla fine. E sapete benissimo che non sto esagerando visto che capita talvolta che alcuni piloti dell'IA vadano un secondo più veloce degli altri. E qui sono andato largo, non so perché dire la verità, forse, cioè sicuramente perché sono entrato troppo forte in curva, ma non mi sembrava neanche di aver esagerato così tanto. Ho detto, mi è partito proprio il marchigiano, scusatemi. Fatto sta che sono comunque riuscito a limitare i danni, visto che il distacco è sempre quello, quindi vuol dire che non ho guadagnato assolutamente niente. Adesso ripartiamo, altro giro, altra corsa, quarto giro. Abbiamo attualmente la classifica piloti sempre sotto la mia webcam. Adesso la prossima gara la sposto ragazzi, la webcam, proviamo a metterla da un'altra parte, vediamo com'è. Fatto sta che attualmente abbiamo 17 punti di vantaggio su Acosta perché lui è terzo e sta lottando con Arbolino. Attenzione, Acosta sta scendendo, è quinto adesso, abbiamo 22 punti di vantaggio su di lui. Non fatemi sognare ragazzi, non fatemi sognare. Che veramente per il momento sarebbe un'ottima notizia. Ma va bene, io più che altro sto dando un grandissimo occhio alla benzina perché mi segna che sono in positivo, ma vedo anche che lampeggia quella spia e non capisco il perché. Il livello in generale è a metà e ancora mancano 2 giri e mezzo. Quindi in teoria non dovrei essere messo troppo male. Però bisogna ovviamente vedere come si evolve la situazione. C'è Celestino secondo, potrebbe essere un 1-2 Fantic. Darebbe gusto. Darebbe veramente un gran gusto ragazzi. Un 1-2 Fantic sarebbe veramente tanta roba. 1-2 col nostro compagno sarebbe un ottimo risultato. Sta per cominciare però adesso il penultimo giro ragazzi. Un altro giro dove dobbiamo sempre continuare a tirare. Acosta per il momento è quinto. Sarebbero 22 i nostri punti di vantaggio, dobbiamo cercare di capitalizzare quanto più possibile perché a Sepang poi io faccio fatica. Faccio veramente tanta fatica, infatti mi fa veramente paura quel tracciato ragazzi perché lì non sono mai andato bene. In Moto3 abbiamo fatto veramente una fatica immane, dobbiamo fare molta attenzione. Signore e signori, Celestino Vietti sta recuperando tantissimo, ha recuperato mi pare mezzo secondo, visto che prima erano 4 secondi, adesso sono, oddio, 3.7, prima erano 3.5, adesso sono 3.8, no, oddio, forse era un falso allarme. Fatto sta che sta per cominciare l'ultimo giro e io non voglio lasciare questa vittoria. Costa è attualmente in quarta posizione, non mi dispiacerebbe se venisse ripassato un'altra volta. Sala, Ciogura, dai, datevi da fare ragazzi. Attualmente 316 punti noi, 296 a Costa. Ci dice il live championship sempre dietro la mia webcam. Dalla prossima gara lo inizierete a vedere. Bella questa roba comunque, mi piace questa idea del live championship. È veramente interessante, ci sta perché ti tieni anche aggiornato appunto senza che ti fai tutti i conti a mente. Poi anche gli obiettivi, turning point. Questa nuova carriera mi piace ragazzi veramente tanto, devo dire. Secondo me ci sta assolutamente.
Acosta adesso è terzo. È riuscito a ripassare Arbolino. C'è Celestino allora. Li vedi, li vedo. Li vedo là dietro. Celestino che cerca di scappare via dal Tiburon. E dallo squalo di Garbagnate. Noi speriamo che rimangano il più dietro possibile. Vedo che il distacco da Costa cambia, 17-20. Speriamo che Tony Arbolino possa darci una mano, aiutare il suo connazionale a vincere il titolo, magari a provare ovviamente a vincerlo, ancora non lo staremo vincendo, però ci potrebbe dare una grandissima mano Tony se riuscisse a passarlo. La benzina è di nuovo poca, molto poca. Spero di finire la gara, anche perché il Power 3 l'ho usato due volte, letteralmente, ragazzi. Ho usato due volte il Power 3. Celestino sta arrivando, non è un problema. Abbiamo 2 secondi 8 di vantaggio, posso anche andare più piano. Posso andare calmo, me la prendo veramente con tranquillità, ragazzi, perché il vantaggio c'è ed è tanto. Stiamo arrivando, staccatona, ultima curva, signore e signori. Ce l'abbiamo fatta, a Chang, i migliori siamo noi. Vittoria nel Gran Premio di Thailandia. Secondo Celestino, terzo Acosta. Terzo Acosta, va bene lo stesso. 1-2 Fantic. Primi noi, secondo Celestino, appunto, per terzo Acosta, quarto Arbolino e quinto Ogura. Arenas stavolta è più indietro, ha fatto decimo. Attenzione, è sceso abbastanza. Fatto sta che abbiamo 17 punti di vantaggio su Acosta, 48 su Arbolino. Vi lascio al podio e ci vediamo direttamente dopo. Prendiamo la linea dal parco chiuso con il vincitore che oggi ci ha regalato una gara perfetta. Oltre alla vittoria, questo ragazzo ha conquistato punti importantissimi per la classifica del mondiale. Tanti punti esperienza, ragazzi, tanti punti esperienza, ma ancora rimaniamo su vincente. Veramente arrivare a pilota di punta richiede parecchio sforzo. Fatto sta che noi ce lo stiamo mettendo assolutamente tutte, ultime gare, terzi, sesti, primi, terzi e primi di nuovo. 9 vittorie stagione, 15 podi, 2 giri veloci e 10 pole position. Un'ottima annata, ragazzi, con 9 gare vinte, veramente non è assolutamente male. Arbolino poi qua ci sfida un pochino per Sepang e anche Ogura, non so Ogura cosa c'entri, Arbolino invece ci può anche stare. Fatto sta che dobbiamo andare a Sepang e dobbiamo battere Arbolino. Il nostro obiettivo è arrivare davanti a Arbolino e anche davanti ad Acosta. In gara non piove, il che è positivo. Forse, non lo so dire la verità, ci vediamo dopo. Se è un sogno non svegliatemi, ragazzi, pole position a Sepang. Io penso che fosse veramente poco quotata. 3 decimi dati ad Arbolino e in terza piazza c'è Acosta. Cerchiamo di ottenere un buon risultato. Gomme MH. Ragazzi, siamo pronti per andare, siamo carichissimi. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo. Parte adesso il Gran Premio di Malesia, della Malesia, di Sepang. Chiamatelo un pochino come vi pare. Buono scatto da parte nostra. Andiamo poi a staccare in curva 1. Attenzione qua a non fare cavolate. 5 giri di gara. Riusciamo per il momento a comandare il Gran Premio. Arbolino è dietro. Arbolino è crollato dietro non so dove e non voglio saperlo. Ragazzi, non guardo in faccia a nessuno. Tiro e me ne vado, almeno ci provo. Voglio scappare, non voglio avere a che fare con altri piloti per questi 5 giri. Via, scappa, sbinda, fino a che sei davanti, fino a che riesci ad andartene, vattene, fuggi, non star lì a pensare a dove sono gli altri. Spingi e cerca di mettere più distacco possibile tra te e gli altri. Mamma mia, mi si stava per chiudere l'anteriore, non so come ho fatto a salvarmi. Devo scappare ragazzi, devo correre, fare una corsa clamorosa. Non sono caduto per miracolo. Bandiera gialla là dietro, non so cosa sia successo, non voglio saperlo. Non devo sbagliare però, ragazzi, ho fatto qualche errore di distrazione. Deleterio, potrebbe essere deleterio. Allora giù, via, concentrato Andrea, concentrato.
Siamo già stati graziati troppe volte ed è solo il primo giro, via, scappiamo. Power a 3 sul dritto, un po' lo devo usare. Abbiamo 0,5 giri di margine. Uso un pochino il dritto, 0,4. Adesso lo tolgo prima di staccare, lo tolgo adesso il power a 3. Un pochino l'ho dovuto usare, lanciamo una staccatona furibonda. Frena moto, frena. La freniamo, andiamo qua a riaprire. Sfoderiamo la potenza del motore Triumph. 3 secondi di vantaggio con una staccata. Prima era 1,5. Diciamo che abbiamo staccato veramente molto bene per guadagnare così tanto. Via, non ci voglio pensare a quelli dietro. Staccatona di nuovo. Ragazzi, devo spingere anche qua. Velocizzazione slash taglio perché ho bisogno di concentrarmi in solitudine. Ragazzi, sta per cominciare il terzo giro. Quasi 5 secondi di vantaggio. Su Ogura secondo. Pedro Acosta è in terza piazza. 26 attualmente sono i nostri punti di vantaggio su di lui. 26 con 2 gare dal termine per il momento. Ragazzi, io sto ripensando a tutte le fatiche che abbiamo fatto in questa stagione, dove siamo stati per la stragrande maggioranza del tempo dietro, secondi in classifica, ma in questa ultima parte abbiamo dato veramente uno strappo in più. Siamo riusciti a fare qualcosina in più. Siamo riusciti a migliorare. Ci tengo a dire che la difficoltà è sempre al 90%. E mi fa strano perché in alcune gare abbiamo faticato tantissimo, come ad esempio le scorse. E invece adesso stiamo dominando agevolmente. Alcuni di voi mi hanno addirittura detto: Andrea, abbassa la difficoltà. Il mondiale, ragazzi, questo lo finiamo a difficoltà 90. Perché comunque è giusto di fatto finire il mondiale a difficoltà che abbiamo tenuto tutto l'anno. In MotoGP poi vedremo come comportarci. Se ci andremo, e credo che ci andremo. Non ho spostato la webcam. Ecco perché l'ho detto, perché c'è il Live Championship, ragazzi. Mi ero scordato di spostarla. Per le ultime gare di questa stagione, probabilmente la webcam, ragazzi, sarà qui. Proprio appunto per poterci godere la classifica, laddove si dovesse rivelare positiva per noi, come per il momento è. 26 sono attualmente punti di vantaggio su Acosta, 6,2 secondi di vantaggio sul secondo, su Ogura, 10,6 quelli su Arbolino. Dominio, dominio totale, ragazzi, a Sepang, nel nostro circuito nemico per antonomasia. Mai avrei pensato, ragazzi, di dominare qui. Mai avrei pensato, pensavo che qua Acosta avrebbe fatto una mega rimonta per il titolo. E invece stiamo andando quasi a concludere. Acosta ha passato Ogura. Attenzione, quei 26 punti mi danno più sicurezza, perché vuol dire che abbiamo più di una gara di vantaggio e che nella prossima basta arrivargli anche poco dietro, in base ovviamente alle posizioni, per vincere il titolo. La prossima è il Qatar, ragazzi. Acosta fuori! È caduto Acosta, non ci credo! Non ci posso credere! Non ci credo! È caduto Pedro Acosta! È caduto Pedro Acosta, no, non ci credo, ragazzi, non ci credo, 42 punti di vantaggio, fuori Pedro Acosta, sbaglia, quando non doveva sbagliare, quando non doveva sbagliare, quando si stava aggrappando alle ultime speranze per un titolo che però era ancora fattibile, sbaglia, butta via, un'occasione incredibile di cercare di limitare i danni. E adesso è a meno 42. Pedro Acosta, signori, sbaglia e cade. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Che regalo. Che regalo di Acosta. È caduto anche Ogura. È caduto anche Ogura. Clamoroso, ragazzi. Clamoroso Pedro Acosta. Che cade. Clamoroso Arbolino all'inizio della gara, che probabilmente è caduto anche lui. Comunque è andato molto lontano, cadono tutti i più forti, ma non cadiamo noi per il momento, spero almeno che non cadremo. Power a 3 qua sul dritto, ma neanche ci serve, non vado a rischiare. Dominio, standing ovation completamente, ragazzi, chi l'avrebbe mai detto, chi l'avrebbe mai detto. Sembrava finita, sembravano finite le nostre possibilità di vincere questo mondiale, e invece siamo qui a concludere quasi la terz'ultima gara, perché sta per cominciare l'ultimo giro con 42 punti di vantaggio sul secondo, più 0 Acosta, più 0 Arbolino, più 0 Ogura, più 25 Sbinda. L'ultimo giro che è una passerella, è una passeggiata.
non è un giro tirato, ragazzi, non lo stiamo facendo per tirare. Stiamo andando a spasso per le strade malesiane, godendoci il clima tropicale che c'è da queste parti. Signore e signori, cade anche Salas dietro. È incredibile quello che stiamo facendo. Non l'avrei mai detto. Il mondiale non è ancora vinto, lo so, ma abbiamo fatto un gran passo in avanti. Abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Acosta ci ha fatto un mega regalo, un dono divino, una manna. Una roba clamorosa. I Re Magi, no? Altro che i Re Magi. Questa volta Acosta e Arbolino Gura che fanno 3-0 e ci regalano. Ci portano tre doni incredibili per la nostra leadership del mondiale. Una leadership che abbiamo preso nelle ultime gare di forza. Dopo un inizio di stagione ottima, una, diciamo, seconda metà della prima parte abbastanza tosta, in generale un'annata ricca di scontri, ricca di scleri, di fatiche, ma anche e soprattutto di soddisfazioni. Voliamo verso la 10ª vittoria di stagione, verso il 16º podio, dopo aver fatto l'11ª pole. Una gara veramente dove siamo stati solamente un aggettivo, solamente una cosa per descriverci: superiori. Qui addirittura rischiamo pure di ribaltarci, non importa, non è un problema. Power a 3, sfottiamo anche il consumo di benzina perché tanto oramai siamo arrivati. Lanciamo la nostra classica staccatona. Oddio, mi pareva di stendermi all'ultima curva, avrei sclerato. Signore e signori, vinciamo laddove non si poteva vincere. E noi invece abbiamo vinto. Primi a Sepang. Che gara, ragazzi, chi l'avrebbe mai detto? Vittoria a Sepang, 2-0-6-6, giro veloce. Signore e signori, primi con 42 punti di vantaggio su Costa, 73 su Arbolino, che è ufficialmente fuori dai giochi per il mondiale. Voglio vedere la caduta di Pedro, però scusatemi. Com'è accaduto, Pedro? Com'è accaduto? Fatemelo vedere. Secondo, attualmente, quarto giro, troppo interno e si stende. Clamoroso, troppo interno e si stende Pedro Acosta. Clamoroso, ragazzi, clamoroso. Quanto ha fatto Acosta, fatemi vedere. È arrivato 17esimo, 19esimo Arbolino. Ragazzi, vi lascio al podio. Probabilmente il momento migliore di tutta la stagione. Telecamere nel parco chiuso dal vincitore della gara, che sta giustamente festeggiando con i suoi. Oggi ha saputo imporre un ritmo pazzesco. Se continua così, per gli avversari sarà difficile arrivargli davanti. Di nuovo un sacco di punti esperienza, ragazzi. Fantastico questo weekend. Non so perché non mi dica weekend perfetto, considerando che ho fatto anche il giro veloce. Ma va bene, ragazzi. Stiamo. Che succede? Che succede? Attenzione, scontro finale. Sbinda Costa. Match point. È match point per il mondiale, è vero. È match point. È match point. La lotta mondiale tra Pedro Acosta e Andrea Sbinda e le battute finali. Ancora pochi punti e sapremo chi è il campione del mondo. Signore e signori, è match point in Qatar. Che hype che mette sta roba, ragazzi. Che hype. Rispondiamo al MotoGP Wall con Acosta che dice: il destino è nelle mani di Sbinda. Allo Sahel dovrò dare il 100% per sperare di allungare la lotta mondiale, ma è dura. Lo sa e non voglio dire niente, quindi gli risponderò sempre bene. Acosta dice di non essere preoccupato, ma io rispondo sempre bene. E Arbolino, beh, non c'è niente di peggio che fare brutta figura. Spero solo che Andrea Sbina non si faccia strada adesso a rubarmi i fan. E anche qua gli rispondo sempre così, positivamente. Non ho voglia di dire niente di male a nessuno. Magari dopo, quando e se vinceremo anche noi. Qui non ho nient'altro da rispondere. No, perfetto, ho già risposto a tutto. Ah no, non mi ha contato che gli ho risposto, va bene. Allora, ririspondiamo un'altra volta. Ragazzi, match point. È match point, ci lottiamo il mondiale. Tra l'altro bellissimo anche qua la grafica in alto a sinistra che cambia ogni volta. Veramente bello, bello, bello. P1
più 42 punti di vantaggio, sì, più 42 punti e basta, noi 42 punti di vantaggio. Zarco passa Marquez nella lotta per il mondiale in MotoGP, e in Moto3 invece Mario Suryoaji si lotta il mondiale con Masià, Watley, Kelso, Faioli, Tobasman, Munoz, Sasaki e tutti, in poche parole, perché appunto le altre categorie sono un pochino così. Ragazzuoli, prossimo episodio, ultimo di Moto2, prossimo episodio, probabilmente quello più importante, dopo aver fatto una gara, due gare anzi clamorose in Thailandia a Sepang, è il momento di concretizzare quello che abbiamo fatto. Match point, signore e signori, ci giochiamo il mondiale. Ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, like e tanto. Ci vediamo appunto nel match point. Ciao a tutti.